Quanti? Buongiorno, oggi è... Mamma mia, sto sole. Oggi è un lunedì bellissimo. Oggi è 26 novembre del 2019. Ricordo a tutti quanti che domenica 1 dicembre avremo il nostro raduno nazionale di Infocati per Dio. Saremo a Novara, saremo al Palaverdi. E sarà un tempo bellissimo e straordinario, quindi vorrei incoraggiare tutti coloro che sono in zona, che abitano al nord, se avete la possibilità venite. L'ingresso naturalmente è gratuito e avremo un tempo meraviglioso dove pregheremo insieme, condivideremo la nostra fede, il nostro amore. E avremo naturalmente tanti canti nuovi anche che registreremo, avremo momenti di condivisione della scrittura e quindi sarà veramente un bel tempo. Volevo condividere molto brevemente con voi qualcosa dal Salmo 139 e dice così: tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci, tu sai quando io mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno e le tenebre e la luce sono uguali per te. Poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre e io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Le tue opere sono meravigliose ed io lo so molto bene. Vorrei terminare qua al versetto 14, anche se continua fino al versetto 25 ed è... riflettevo oggi realmente che Lui è dovunque, ovunque andiamo, in qualunque circostanza ci troviamo, Lui è là ed è sempre presente con la sua grazia, sempre presente con il suo amore, sempre presente con la sua, col suo tocco, con la sua potenza. Dove potrei andare lontano da te? Dove potrei nascondermi lontano dalla tua presenza? E qui Davide descrive luoghi, no? Dice: se salgo in cielo, se prendo le ali dell'alba, se vado a dimorare all'estremità del mare, se addirittura scendo nello Sheol
se vado nelle tenebre, la tua mano lì mi guiderà. Lui è dovunque, lui non è in comunità la domenica mattina o la domenica pomeriggio, lui non è soltanto nella riunione di preghiera, non è lì soltanto quando tu leggi la scrittura, quando stai parlando di lui a qualcun altro, mentre stai pregando per qualcun altro, invocando il suo nome. Lui è dovunque, lui è con te al lavoro, lui è con te in macchina, lui è con te alla posta quando fai la fila per pagare, lui è con te dal tabaccaio quando vai a comprare le sigarette, lui è con te sotto la doccia, lui è con te mentre sei seduto sul water nel tuo bagno, lui è con te mentre fai le pulizie in casa o lavi i piatti, lui è con te mentre fai l'amore con tua moglie o con tuo marito, lui è lì con te mentre stai correggendo tuo figlio o mentre lo stai accompagnando a casa, lui è con te sempre, lui è con te in ogni istante, lui è con te in ogni momento. E questa è una delle cose più straordinarie che possiamo realizzare nella nostra vita. Sapete perché? Perché il Padre non è legato a eventi, non è legato a momenti, non è legato a delle occasioni particolari. Noi sappiamo che l'1 novembre lui sarà con noi lì a Novara, ma sarà con noi la sera prima, sarà con noi il giorno dopo. E a volte leghiamo la presenza di Dio a degli eventi, a momenti particolari, ma lui è con noi ovunque e sempre. Lui è con noi quando abbracciamo la persona che amiamo, lui è con noi quando noi stiamo provando rancore o odio verso la persona che magari vorremmo vedere sparire dalla nostra vita. Lui è con noi sempre, lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Gesù ha detto una cosa, ha detto: io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine. Questa non è una promessa. Molti pensano che queste siano promesse, questa non è una promessa, questo è uno stato di fatto. Ciò significa che è così se noi lo crediamo o no, che noi lo vogliamo o no, che ci piaccia o no, è così e non cambierà mai. Lui è ovunque, lui è dovunque e sempre. E voglio che tu questo giorno possa realizzare in maniera profonda che proprio in questo momento, mentre stai vedendo questo video, non so se sei in diretta, se lo stai vedendo in differita, lui è proprio lì con te, lui abita dentro di te. Non hai bisogno di fare preghiere lunghissime per avere la sua presenza, perché la sua presenza è già dentro di te. Non devi convincerlo a venire, non devi convincerlo a stare accanto a te, perché lui ha deciso e ha scelto, lui ha fatto un patto con te, lui è con te sempre, in qualunque momento, in qualunque cosa tu faccia. Lui non si gira dall'altro lato quando fai qualcosa di brutto o qualcosa che a lui non piace. Dio non si scandalizza, non è un religioso che si scandalizza, dice oddio, non è che Dio dica oddio, no, non può dirlo. Lui non si scandalizza, lui non si gira dall'altro lato nelle cose che noi facciamo. Non si gira dall'altro lato quando noi giudichiamo qualcuno, cerchiamo di infangare l'immagine di qualcuno. Lui non si gira dall'altro lato quando stiamo dicendo una bugia. Non si gira dall'altro lato quando magari salutiamo qualcuno in maniera molto dolce, ma nel nostro cuore c'è il fango e c'è un sentimento non molto buono. Lui non si gira dall'altro lato, ma con il suo amore, con la sua grazia, con la sua insistenza, lui cerca di farci comprendere come deve cambiare la nostra vita. La nostra vita non cambia perché lui ci castiga, perché lui ci giudica o perché lui ci condanna. La nostra vita può cambiare soltanto se ci sentiamo incoraggiati dal suo amore, se ci sentiamo spinti dalla sua grazia. È la grazia che ci spinge a cambiare, non la paura del giudizio. È il suo amore che porta cambiamento e rivoluzione dentro il nostro cuore, e non la paura di andare dentro le fiamme eterne di qualcosa. Lui è ovunque. Oggi lui è con te, nel tuo posto di lavoro, a casa, se sei a letto, se sei in macchina come me in questo momento. Io so che lui è con me. Tu devi sapere che lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Noi non seguiamo lui perché ci ha promesso che non avremo problemi.
noi siamo con lui e lo seguiamo perché lui ci ha promesso che sarebbe stato con noi per sempre, per sempre, per sempre. Quante volte, io lo posso dire per la mia vita, sicuramente alcuni di voi o parecchi di voi hanno fatto anche la stessa esperienza, ci siamo comportati male, abbiamo fatto delle stupidaggini, abbiamo creato delle situazioni che ci sono sfuggite un po' di mano e di tanto in tanto sentivamo: ehi, io sono qua, non dimenticarlo, anche quando pensi che io non ci sia, io sono lì con te. E quel dolce tocco, quel dolce sussurro della sua voce nel nostro cuore ci ha riportato sulle ginocchia, ci ha riportato a quelle lacrime vere e sincere e ci ha riportato a posizionarci di nuovo come figli, come eredi, come re, come persone che sono pienamente ed eternamente amate. Voglio incoraggiarti in questo giorno, sappi che lui è con te e non ti lascerà. Quindi qualunque cosa farai, qualunque decisione prenderai, sappi che lui è con te. Lui ti sta guardando, ma non con uno sguardo minaccioso. Lui è con te, desidera che tu possa sentire il suo abbraccio in ogni momento, che possa sentire la consolazione del suo amore dentro il tuo cuore in ogni istante. Oggi è lunedì ed è l'inizio della settimana. Diamo un buon inizio a questa settimana, dai. Una buona giornata a tutti quanti. Voglio bene, vi amo e spero di vedervi tutti domenica prossima a Novara al Palaverdi per Infuocati per Dio, sedicesimo anno, mamma mia, mi ha fatti vecchi. Ciao a tutti!